Salve a tutti, io sono Loafdog e bentornati a Gintama Rumble, questa volta per l'arc più importante a mio parere, o quantomeno quello più interessante, quello dell'assassinio dello Shogun. Quindi, il primo filmato Shogun della luce e dell'oscurità. La lotta contro Kamui sarà bella tosta. Niente sottotitoli? Vabbè, comunque, fratellone, ma forza, cazzo. Senza cazzo, però, dai, ci siamo capiti. Sì, stranissimo, perché niente sottotitoli? Ma... vabbè, o è un bug o un qualcosa, comunque... Da quel che ricordo, la sorellina è preoccupata, dice: ma sei sicuro di volerti dimettere dopo tutto quello che è successo? Avevo paura per te, bla bla bla. Ma hanno trovato Sada Sada sgozzato come un maiale. Io mi preoccupo per te, sei il mio fratellone. Ah, non ti preoccupare, cara sorellina. Anch'io ti voglio bene, ma prima vorrei farmi questa bella tazza di tè. E adesso, se permetti, con questa bella luna piena vorrei cantarti una canzone. C'è la luna in mezzo mare, mamma mia, debarerari. Ah, ma sei cattivo, lo sai che non mi piace la musica neomelodica. Ma non è neomelodica, è italo-americana, che cazzo. Un po' di cultura. Mica ti sto a cantare Gigi D'Alessio, se no, allora sì, che diventa l'assassino dello Shogun qua. Fratellone, tutto a posto? No, che cazzo metti i kunai nei bicchieri? No, il tavolino. Ah. Non è possibile. Chi potrebbe aver mai fatto qualcosa del genere? Il veleno per topi nel tè. Eppure lo sanno che io sono animalista. Non vorrei mai fare del male a un topolino. Assassinio dello Shogun. Ecco, sono tornati i sottotitoli. Shogun Shigeshige no seiryoku wa yowamatta. E beh, certo, adesso si crea tutto un vuoto politico lasciato da Sada Sada. Per quanto io poi, scusate, Shigeshige non era già Shogun. Vabbè, ovviamente nell'anime l'avranno spiegato meglio, che qui, dovendo condensare, risulta un po' più strano. Ah, l'Oniwaban. Quindi non è solo Sachan, è proprio tutto il gruppo. Ah, Hattori Hanzo. Era Hattori Hanzo questo? Mi pare. So solo che il VA, l'attore, il doppiatore originale di questo qui purtroppo non c'è più, se non sbaglio. Peccato perché era bravo, eh. E altro che Harry Potter qua, queste sì che sono tattiche di depistaggio. Ok, quindi una bella protezione al completo qua, eh? Ecco, invece lo Shogun si è nascosto per arrivare a Kyoto. Kyoto, fra l'altro, antica capitale imperiale, giusto? Ah, aspettate. Forse... sì, forse adesso mi sta tornando in mente, anche se non sono sicuro. Era Zenzo. Però era... sì, era Hattori Zenzo, perché sarebbe Hattori Hanzo, però cambiano sempre i nomi.
E Zenzo ha ucciso lo Shogun. Ma quello che volevo dire è, forse stava andando lì per dare le dimissioni. Forse, non sono sicurissimo. Ecco, Zenzo Hattori, l'ha detto lui. Ecco, si è addossato questo bel peso. Onorevole, onorevole. Ha comunque tagliato la testa di un uomo, ma... secondaria. Ecco, non c'è mai nulla di buono quando arriva Kamui, Magari questo sarebbe stato il caso di farlo giocare invece di mostrarlo così. Ma giusto... giusto un po'. Eppure Takasugi ha ucciso lo Shogun. Tre ninja di Iga. Sì, me la ricordo, la maid marionetta. Sì. Fra l'altro, vabbè, questo invece forse veniva dopo. Mi ricordo uno che era tipo un gorilla, ma forse veniva dopo. E non sto parlando di Kondo, E dico dopo come arc, proprio più in là. Ma guardate, un terzo Shogun, com'è mai possibile? Ecco, non solo noi ci siamo alleati, ovviamente, fra i buoni, anche i cattivi hanno deciso di fare una bella lega dei malvagi. Ecco, fa piacere che comunque appunto il sosia sia dovuto morire davvero, non per finta. Però, almeno sembrava, insomma, contento del piano e quindi fin lì. Ecco, nel villaggio ninja, sì. Dai, qua sarà una battaglia epica, forza. Eccolo, il codice dei ninja. Ecco, questo sarebbe il momento di avere un po' di contraerea. Ma giusto un po', sai, che manda qualche bel missilotto, un po' di proiettili. Esatto, perché il nostro amico Takasugi non si fermerà mai finché respira. Nobunobu, l'immagine di Nobunobu. Ah, Nobunobu, sì, me lo ricordo adesso. Era quel cazzone col taglio. Sì. La marionetta che avrebbero poi messo a... nel ruolo di Shogun. No, grazie Shige Shige. Anche tu sei un bro. Vabbè, guarda, ci stiamo facendo un mazzo così per proggerti. Forse è meglio se non esce allo scoperto. Ecco, e Abuto i cazzi suoi non se li può fare. Guarda, darti del coniglio non è il massimo come intimidazione. Dov'è il capitano? Sì, sembra un po' una battaglia impari. Al 100%, sì. Dai, sotto a chi tocca. Sempre Gintoki. Vabbè, upgrade non credo, esatto. L'ho fatto prima. E allora si va. Shinsuke Takasugi, leader dei Kihei Tai. Uomo pericoloso, ovviamente. Si è separato dai vecchi compagni. E
Ma come? Ginto Kyanka. Ah, Katsura, sì. Ho letto Kagura. Dicevo, come Kagura? Villaggio di Iga. Ah, già stanno dando inizio alle danze. Bello questo. Allora, la discesa qui dovrebbe portare al cuore del villaggio, ma non so se è disponibile. No, esatto. Sotto ci sono tanti nostri alleati e ci sta. Invece andando di qua. Ah, ok. Si può scendere, non si arriva poi effettivamente al villaggio vero e proprio, ma si fa un giretto qui attorno. Ci sta, ci sta. Shouchan. Esatto, praticamente il sentimento che guida tutti i nostri eroi è: non voglio morire qui insieme a voi. Ok, dobbiamo trovare Takasugi. Non credo sia neanche approdato, sinceramente, cioè sarà ancora in giro in aria. E Kondo, come la va? Ci sono altri due qua sotto. Shinpachi e Kondo si sono uniti, sì. Eccola, Kagura. Kagura, vieni. Ah, devo andare ad aiutare loro, forse. Se... Shinpachi. Evita gli attacchi nemici. Potrei rimanere qui per un minuto, però poi non so cosa capiti ai nostri amiconi. Visto che non è che mi sembra che siano tanto dettate da un effettivo danno dei nemici o nulla del genere. Le cose succedono e basta, cioè hanno un timer, secondo me. Quindi magari stando troppo tempo lontani dagli alleati fanno una brutta fine, indipendentemente dalla loro vita e dagli attacchi. Anche perché erano tutti fermi, quindi forze nemiche ridotte. Dai, 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 mancano 19 secondi. Dobbiamo aiutare Kagura e Hijikata. Ah, ok, quindi spostarci più in su. Nessun problema. Mamma mia, era Kondo per un secondo, ho detto cazzo, mi ha attaccato alla fine. Ok, un secondo, dai. Bella, attivato. E questa volta fragola. Va bene. Sì, potevamo farne a meno, ma. Ehi, Toshi! Amico, dammi un abbraccio, un bacione, che mi vuoi tanto bene, ti conosco. Ok, hai sconfitto 500 nemici. E beh, è la battaglia di tutte le battaglie, direi che è il minimo. No, non tanti, in realtà ce n'erano di più tipo a Yoshiwara, ce n'erano molte di più. Ok, altro capitano della settima divisione. E sono proprio io. Ce ne sono ancora, sì, perché vedo dei pallini giganti. Eccolo. Kagura, però, come te lo devo insegnare? Ti devi focalizzare sui nemici col nome. Ecco qua. Dovremmo esserci, tecnicamente. Cosa non è buono? Anzi, meglio di così. Non è che devo andare a dare una mano a Sachan, o chi so io. No. Vedete, Kondo era lì bello che si stava riprendendo, tranquillo. Kagura e Hijikata si sono uniti, ok. Dai, dai. Sopravvivi all'attacco degli Yato. Nulla di più facile. Fai una. Just guard. Cioè, sarebbe un parry perfetto? Cioè, devo parare al momento giusto? Non mi è chiarissimo, eh. Dai, attaccami. Attaccami.
Dai. Oh, ce l'ho fatta, bella. Tsukuyo. Questa non credo... Super Armor. Sì, non l'avevamo mai presa loro. Immune allo stordimento per 15 secondi. Un cazzo, praticamente. Ah, ma io devo tornare indietro e dare una mano agli altri. E chi lo sapeva? Ok, dai, vai, 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 vai. Sono qui, eccoli. Me lo volete dire? Mi chiamate, fate... Oi, Gintoki! Alla faccia, Shinpachi. Alla faccia. Più duro di così... Cioè, il 99% dei nemici in questo gioco li ho sconfitti io, mica tu. Anzi, tu non hai sconfitto nessuno. Qualcuno Kagura e qualcuno ancora meno Tsukuyo. Ma tu zero, eh. A questo punto mi chiedo se veramente ce lo faranno usare, Shinpachi. Mi sa di no. Forse nelle side stories? Potrebbe essere, sì. Perché effettivamente adesso siamo... oltre qualunque... canone di forza necessaria per sconfiggere i nemici. Non è più roba da Shinpachi adesso, eh. Cioè, per carità, sì, cioè, avrà i suoi momenti lo stesso, però... Qui ci sono i ragazzoni forti a combattere. Ma di che? Tutti insieme. Ok, uno è andato, ce n'è un altro e basta. Ok. Ah, un terzo e un quarto. Wow. Meno male che gli Yato dovevano essere comunque una razza quasi estinta. Li hanno raccolti tutti qui, hanno fatto peggio dei Saiyan. Ah, doppio attacco, lucky veramente. Dai, meglio di così, abbiamo liberato il campo, non c'è quasi più nessuno. Ah, un'altra Silver Orb. E ancora ne arrivano. È una gara di resistenza. Bella. No, no, Kagura no. Mandatene di meno, altro che quanti ne volete. Per riuscire a gestirli ci riusciamo, però... Ha anche fatto il suo effetto, la battaglia, molto carina. Adesso proseguiamo. Dai, abbiamo finita. Apprezzerei molto poter proseguire. Ah, ok, finita per ora. Oh, bella. No, Abuto. Dove sei? Ma sì, è perché voi siete delle pippe. Cioè, sinceramente, Yato, Yato, mi fa più venire in mente che gli altri alieni nel resto dell'universo siano delle pippe. Perché se voi siete quelli forti... Samurai... In che maniera? Ah no, basta! Ah, che palle! Poi appunto tutto questo fosse per tirare fuori i pezzi grossi, Kamui, Takasugi. Questo è per tirare allo scoperto Abuto. Che cazzo me ne frega, Abuto può rimanere dov'è, per quello che mi riguarda. Ah, però qui si sono messi tutti belli insieme, eh. Ecco. Potrei usare il Rumble, però non so mai se conservarlo, devo dire. Anche se si rigenera molto presto, quindi sinceramente... Ah, preferisco fare piazza pulita. Ecco, distruggerò questo mondo corrotto. Marcio, più che altro. Oh,
guardate, ma manco vi sì, al purge, come si può dire, e vi farò fuori dal primo all'ultimo, vi estirperò più che altro, sì, si può dire così, dai. E dicevo, però neanche il tagliaerba, oh. Però perché non sto risalendo? La barra? Ah, ok, sì, piano, piano, piano. E smettila di dire 6 watt. Guarda, l'avremmo potuto fare da un quarto d'ora. Ma va bene, andiamo. No, no, niente, what about you guys? We don't give a fuck. Continue, andiamo avanti. Ok. No. Proprio mentre stavo per prendere la cassa. Ah, e dai, non me lo potete fare questo dei sottotitoli. Aspettate, venite con noi. Ah, Yorozuya. Ma vedete, andatevene a far culo. Noi sappiamo fare il nostro lavoro, siamo poliziotti e che cazzo. Dai che poi alla fine se mangiamo due panzerotti e se famo una birra. Ma non si beve il latte alla fragola coi rustici, porca puttana. Oh, ma non... Beh, ce lo so, però voglio dire, mi dispiace che i miei amici muoiono così, eh. Ma non ti preoccupare, non stanno morendo. Sono tutti qui a combattere per te, amico. Poi fatemi sapere se... se vi piace il live dubbing. Ehi, recovers health. Avrei preferito Awakening, devo dire. Super toccante quell'addio. Posso entrare nella caverna? Ah, no. Elizabeth dice di no. Ma certo che torneranno indietro vivi, è un anime. Awakening? Basta health, ce l'ho health. Dove? Nani? Ma sei sicura di quello che dici, Kagura? Qui sotto? Ah, pare di sì. Beh, i trucchetti sono tutto quello che un ninja ha. Non funzionano tanto allo scoperto, non sono un'unità d'assalto. Eh beh, mi stavi aspettando e sono arrivato. Adesso però spererai che io non l'avessi fatto. Dio! Per chi non lo sapesse, ha lo stesso doppiatore di Dio, di Jojo. Coso? Takasugi? C'ha voglia di combattere, eh? Bello carico. Io almeno per questo scontro, almeno per questo qui, avrei usato una katana vera, Gintoki. Aia! Perché io non ho le mosse fighe, dai! Cioè, il massimo che posso fare è questo. Ah, però mi scordo sempre... Ah, ma lui para! Lui para! Bastardo! Kagura! Para anche Kagura! No, no, così non siamo d'accordo. Assolutamente. Fra, devi farti fare un po' di danno perché... Se no... Non andiamo bene qui. Sono divertenti poi sti discorsi, no? Per ogni 1000 persone che ti hai ucciso, io ho fatto 1000 amici. Per ogni 1000 persone che tu hai distrutto, io ne ho salvate altre 1000. Molto nobile il sentimento e il pensiero. Però, se, cioè, fa ridere a pensare che se non fossero arrivati Shinpachi e Kagura, Gintoki sarebbe lì a farsi le pippe nel suo ufficio tutto il giorno. Voglio dire. Gintoki.
Faresti un favore a tutti, guarda. Ma poi, ma lo state trattando, cioè, voglio dire, è il sensei, casomai è lui che si prende cura di voi, non il contrario. Qui è sbagliato, Gintoki, dovevi dire muori, muori tranquillo, ci penso io. Poi appunto, non l'hai voluto fare allora, fallo adesso però. Ah, non scende la vita. Ok, mi devo nascondere? Cioè, dobbiamo aspettare un qualcosa? No, perché non ci tengo a farmi menare se poi lui non subisce danno. Ah, adesso sì, ok. Kagura, Kagura, Kagura. Ah, e che cavolo. Ah, non ho cambiato il bestione qua con Oboro. Ah, vabbè. Ma sì, ma poi siete bambini, che cacchio, state lì a farvi le pare, samurai non samurai, arriverà il vostro momento, non è che... Grazie, grazie, apprezzo l'onestà. Eh no, posso... C'è qualche scatola, cassa, sì? No, adesso mi serve la vita, giuro che se mi dà l'awakening. No, non mi bloccare, non mi pinnare, ciccio, non è il gioco per poter pinnare. Oh, no, era awakening. Ah, vabbè, e allora risvegliamoci. Il gioco vuole così. Grazie del benvenuto, ok. Era necessario ricordarlo in una scena apposita. Vedete, non subisce danno a un certo punto. Devono prima finire le linee di dialogo. Questo non è il massimo. Vabbè, facciamo così perché mi sta scadendo il Rumble. Anche se non so se lo danneggerà. E poi corriamo a cercare da mangiare. Sì, zero danno. Bella. Quanto adoro quando fanno così. Ok, dai dai dai, che ci ha anche cambiato la visuale per fortuna. Rompi. Oh, health. Bene. Vai. Grande Kagura. Però niente danno ancora. Senti, allora io continuo a correre. Vabbè che ha finito di parlare, forse. Devono finire di parlare, così è. Non ci sono santi. Becca, Takasugi, becca. Sono troppo forte, sono troppo forte. Sì, però sei finito di parare, cortesemente. Anche perché poi, bello, tu pari tutto. Non ti fa un danno. Io invece, la mia parata è quello che è. Mi conservo... Ehi, ehi, no, no. Mi conservo la ulti per il prossimo... infatti, già sta succedendo. Per il prossimo filmato. Shinsuke, cioè in realtà dirà Takasugi. Esatto. Posso? No. E di che, maestro? Ok. Dovete parlare un po'. Aia, no. Qua dovrò stare attento a una sua... Di ulti, credo mi possa fregare all'improvviso. Dai, dai, dai. Approfittiamo, approfittiamo. Che potrebbe essere la fine. Sì, sì, alzati, che ti faccio la ulti, alzati, alzati. Vai. Ok. Dai, finisher figa. Bellissimo.
tutti i ricordi della battaglia. Qui non hai 100% ragione, eh? Takasuge! Ma poi, scusa, ti hanno legato come un salame. Gli hanno ordinato di fare questo. Che cosa credi? Cioè, come poteva andare a finire? Scusami. Morire tutti e tre invece che solo lui? Zacchede. Poi vedi, bello preciso. Non l'abbiamo fatto soffrire. Qual è il problema? Ve lo facciamo vedere da un'altra angolazione perché ci piace. Dovere. Stiamo creando un campo gravitazionale. Oh, che bella botta. Ah no. Infame. Ed il motivo per cui ogni tanto fa comodo avere una lama invece che un'arma contundente, Gintoki. È stato un po' anticlimatico, però va bene. Solo A, niente S. Ah, vabbè. Eh sì, mi mancava di sconfiggere 10 Yato con Awakening Rumble. Va bene. Di nuovo Kagura. E ok. Scelta un po' strana, ma va bene. Allora, Takasugi, ti sei convinto? Ed è l'ultima cosa che vedrà anche il destro. Ma tu hai deciso questo, caro mio, voglio dire. Noi non ti abbiamo fatto nulla alla fine. Esatto, tutto il tuo odio viene dal fatto che lui sia stato ucciso. Ma andava fatto, non... A maggior ragione. La legge dei numeri, quantomeno, il problema del trolley, dici, cerco di salvare più persone possibili. Numero uno. Numero due è quello che avrebbe voluto anche il maestro, quindi. Però una piccola visitina all'ospedale la farei. Takasugi. お前が大切に思うものより、あいつが大切に思うものを知りすぎてただけだ。俺は、たとえ死の屍踏み越えても、お前の屍を踏み越えても、あいつの弟子、俺たちの仲間。 Ma infatti, esatto, anche come rispetto per il lavoro del sensei,
che altrimenti verrebbe buttato. Ah, non lo sapevi? Se ti fossi fermato 2 minuti a fare conversazione invece di casino. Immagino di no. Adesso però saremo espulsi dalla vita se qualcuno non si occupa di rimarginarci le ferite. Ok. Ah, side story 1 dell'assassinio dello Shogun. Ma dai. E non è nella side story. Ok, ci sta. Esatto, la parte di Kagura e Kamui. Giusto, giusto, mancava. Perché hai proprio una faccia da culo, non ti si può non pigliare a schiaffi, scusami. Ma se appari una volta ogni 1000 episodi, non hai nulla da fare, bro. Dai, Kagura, spezziamolo. Se ci riusciamo, Ecco, l'appiglio sentimentale non avrà molto effetto. Già. Ah, vedete? Combaciano perfettamente. Non sei ancora ripreso dalla ferita di Okita. Sì, però sei una chiacchierona, dovresti solo menare. Il valore dell'amicizia. Si è data il titolo. Brava. Fatti avanti, bro. Sarà adesso direttamente Kamui? Dai, non ci potranno fare l'esercito prima. Non avrebbe molto senso. Upgrade Kagura... Ah, 6. Chissà. Ma perché no? New skill, bella. Sarà quella di traversata, giusto? Ah, non me lo dice. Forse una volta iniziato, sì sì. Va bene. Cominciamo. Forse avrei dovuto... No, però lei ha un solo slot. Quindi non ho bisogno di assegnarle altre orbs. Sì, sì, villaggio di Iga, lo so. Ah, ma forse non è neanche una. Cacchio. Vabbè. Tua madre? Sì, ti fermi un attimo sul terreno. No, non mi fa dare un colpo, guardate. Dai, tocca a me. Grazie. Ma guardatelo, cacchiarola. Io non lo so se lo sconfiggiamo questo. Ferma, Kamui. L'hai fermato, gioco. Almeno quando è staggerato si può avere a che fare... Ah, 2 per difesa, ci sta. No. Para, finché non torna giù. No, calcio rotante. Tatsumaki Senpuki. No, sta bene così. Ah, posso sparare, figata. Figo, figo, figo questo. Quasi quasi lo userei subito.
l'awakening perché lui è tosto. No. Smettila, Kamui, guarda che è pur sempre tua sorella. Ti do un'ombrellata in fronte che dopo, guarda, non sai neanche dove andarti a registrare per farti leggere il codice a barre che ti rimane stampato. Oh, bella, brava. Boom. Ok. Siamo ancora ben lontani dalla fine. Però, dai, sembra un po' più fattibile adesso la cosa. Poi l'importante è questo, esatto, che si stordisca un po', perché sennò è lì che diventa dura. E stiamo perdendo comunque. No, non è colpa mia la trama. Ti capisco, Kamui, non ti preoccupare. Bella. Però devo dire, i capelli li ha ereditati anche Kamui dalla mamma. Sono anche più belli di quelli di Kagura. Vabbè, saranno un attimino omogenizzato, ma... Ecco, adesso ancora più a poltiglia. Ok, grazie dell'assist. Triplo, triplo gioco. Sono ancora contro Kamui? No. No, è alleato, ok. Beh, non è che lavorino tanto per lo shogunato, eh. Hanno un po' dei piani tutti loro. Sì, e quindi? La logica qual è? Ok, sconfiggi Naraku. Comunque hanno trovato il modo di infilarci dentro qualcosa di secondario, oltre alla boss fight. Ah, però qui c'è una Silver Orb, vero? Grazie mille. È ok, è il momento di ramblare. Chissà effettivamente gli attacchi Rumble come l'avrebbero tradotto in italiano. Perché, cioè, Rumble significa tipo vibrazione, no? Però in questo caso tipo... vabbè, mi stava venendo in mente il boato della terra, ma non proprio. Perché effettivamente quello è Rumbling. Rumbling, rumbling, it's coming, rumbling, rumbling, beware! Stramigasa quella sigla. All'inizio non mi garbava molto, devo dire. La prima è sempre la migliore. Però l'ho rivalutata tanto. Quella e tutte le altre. In realtà l'unica che non mi piace tanto è Red Swan, mi pare si chiami. Quella più tranquilla, diciamo. Il capitano è tostarello. No, non scappare. È scappato, non lo trovo. Eccolo là. Capitano, mio capitano. Vieni qui. Oh, bene. Ma dai, ce ne sono tipo altri tre. Bella. Ah, che figata con l'ombrello aperto. No, bellissimo. Troppo bella Kagura. Non erano così gli attacchi
nell'altro stage. Forse perché cambiano quel costume. Potrebbe essere. No, non proprio. Sì, non mi fermo. Però com'è che quando dai cazzotti a me mi levi mezza vita, a loro non gli fai nulla? Non mi sembra tanto giusto nei miei confronti. Poi specialmente se me li continuo a spazzare via e io non li posso attaccare. C'è sto brutto attacco però che la fa allontanare tanto con l'attacco pesante e quasi non conviene utilizzarlo. Ok, bella, ci voleva, perché sti qua veramente sono troppo resilienti. Facile come l'ABC. Va bene. Dai, adesso torniamo a noi, Kamui. Che sia un'altra Silver Orb? Sì. Ok, missione completata. E quindi... Safamo. No, un'altra Silver Orb! Corri, corri! Bella. Gintoki è nei guai. Ah... Ok. Allora, come la risolviamo questa? Tu sei messo davvero male. Non riesco neanche a parlare, bro. Figli di puttana, adesso siamo tutti nel club degli occhi bendati. Adesso ve la faccio pagare. Era divertente quella scena perché stavano scendendo dall'alto, ma siccome c'era il tramonto, era tutto arancione, rosso, sembrava stessero cadendo in un vulcano. Ehi, ciao, io sono Kamui. Se volete dei capelli come i miei, utilizzate i prodotti Pantene. Kamui, ma non capisci un cazzo. Non stare a fare sponsoring perché tanto non ci danno una lira. Hai ragione, sorella. Beh, allora direi che possiamo sfogarci su di loro, no? Ok, proteggi Gintoki. Sembra abbastanza tranquillo l'obiettivo. Li abbiamo mandati proprio da un'altra parte. È un peccato, sì, che Kagura però non faccia molto danno. Non sei come me. Cioè, in realtà ha detto non sei un mio pari. Kagura razzista confirmed. Ok, dai, andiamo prima a fregare i capitani perché qua si è capito come volge la situazione. Nemici a volontà, come se fosse un buffet. Dai, ancora c'ho lo sputo di vita così lontano. Dai, dai, fatemi usare la super. Appena in tempo. Anche se è relativo perché sarà contro una dozzina di loro, ma meglio di nulla, no? Ah, ma Gintoki si è alzato? No, è ancora a terra. E fra l'altro lo stanno attaccando. Capitano, dov'è? L'avevo visto per un attimo, ma è scomparso di nuovo. A Shinsuke potete fare quello che volete, non mi interessa. Dai, dai, che insieme non ci può fermare nessuno. Non che ci possa fermare qualcuno anche da soli, sono abbastanza deboli questi nemici. Dai, 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 freghiamo il capitano. Che devo dire? Era l'arc più figo di tutto Gintama, secondo me. Però... va bene così.
ne ho avuto abbastanza in forma di Gintama Rumble. Possiamo chiuderla. Ah, Gimpa 5. Toshiro, che cosa fa? Attacco invincibile per 30 secondi, wow. Sì, 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 no, è davvero una bella skill questa qui. Cioè, un bel power up. E non ci sono altri capitani, quindi ci tocca solo eliminare loro. Dai, ne avete avuto abbastanza? No, continuano a sbucare fuori, sono peggio dei conigli sti qua. Dai Kamui, anche te, fai qualcosa. Ok, non mi sembra che ne stiano spawnando altri, quindi forse ci stiamo avvicinando alla fine della stage. Dai, per piacere. Ok, finalmente. Gintoki protetto con successo. Esatto, guardami celebrare la mia vittoria con la corsetta alla Naruto. Oh. E non sbeffeggiate. Ah, i poliziotti del pianeta Terra. Ok. Shige cosa fa? Recupera un grande ammontare di Barra Awakening, ok. E invece Gaimon Fujibayashi recupera un ammontare di Barra Speciale. C'è una barra speciale che non è la barra del risveglio. Ah, forse quella barra che si crea quando attivi il risveglio. Ok, ci sta. Cioè, ci sta di più Shige, quell'altro non tanto. È lo Shogun! Eh già, certe cose non cambiano mai. Potrebbe essere, perché no? Ah, finalmente! Abbiamo dovuto uccidere solo 7843 uomini. Oh, la piccola Nobume. E anche lei conosceva Shoyo. Guarda un po'. Sì, a Shoyo basta che gli date dei bambini da formare. Cioè, veramente è il prototipo dell'insegnante. Datemi dei bambini, devo formarli. No, è alla fine lui che ha guadagnato qualcosa. Una bella lezione di Kendo, ti arriva una spadata in fronte di quelle lì. Io non lo so fin quanto quell'elmetto possa proteggere, eh. È una bella cosa, credo. Non ti preoccupare, continueremo a farlo. Non abbiamo bisogno della tua approvazione. Ok, è arrivato Matsudaira e la Tendoshu. E Shige è ritornato a essere lo Shogun. Oh, dice, sciogliamo tutto, basta sta stronzata, signori, contadini, siamo tutti uguali. Shige è comunista. Sì, la cosa divertente poi è questa. Alla fine hanno scolpito, diciamo, l'andamento della nazione, ma semplicemente per proteggere chi gli stava a cuore, non tanto per la nazione in sé, non gliene poteva fregare di meno.
これからの世に必要なのはそんな侍たちだ。もはや我々の出る幕はない。この国が彼らの生き方の妨げとなるのなら哀れな人形と共に。Carino, è il paese che deve adattarsi ai samurai, non il contrario. E questa volta finalmente va a Kyoto sul serio, per fare un nuovo governo. Amico. Shige Shige, addirittura. Magari, Shogun. Mai dire sto homies. Bellissimo, neanche friends, homies. Ecco qua, sì. Addio, miei cari compagni. E il prossimo arc è quello che dicevo, addio Shinsengumi. Quello dove c'è il terzo corpo di polizia, diciamo. Va bene, non vedo l'ora di scoprirlo con voi nel prossimo episodio. Quindi, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. Da Loafdog è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!